Il tema dell'autonomia differenziata al centro dei dibattiti in tutta Italia. Al Molise, come al resto di altre regioni del sud, la proposta espressa dal disegno di legge Calderoli non piace o perlomeno non rassicura. Si teme infatti che questo possa penalizzare zone evidentemente già più deboli a discapito di quelle del nord, per esempio. A rimetterci potrebbero essere i cittadini stessi a causa del venir meno di servizi essenziali come istruzione e sanità. Secondo il DDL le risorse necessarie alla regione richiedente per esercitare le nuove funzioni verranno definite in una commissione paritetica Stato-Regione. La successiva intesa dovrebbe definire le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite, che avverrebbero attraverso compartecipazioni al gettito di una o più tributi erariali maturati nel territorio regionale. Insomma, tutto questo non convince la CGIL. Questa iniziativa si inserisce in un quadro vasto di altre iniziative d'assemblea che la CGIL del Molise ha messo in campo. Già abbiamo attraversato molti luoghi di lavoro, soprattutto nel campo della formazione, della scuola, della conoscenza, e da oggi proviamo a fare un'azione informativa e di confronto territoriale con partenariato, con associazioni e con parti politiche. Siamo molto preoccupati da questo disegno di autonomia differenziata che potrebbe acuire le differenze territoriali. Per fortuna già c'è un vasto movimento, oggi con noi anche Convindustria Molise, che insieme a noi, ad Ali e Ampi, che sono stati i soggetti promotori di questa manifestazione, sta tenendo banco rispetto a una discussione che non ci convince a maggior ragione perché dal Molise la rappresentanza istituzionale nella persona del governatore Toma in conferenza Stato-Regioni, nonostante pareri critici espressi non solo da noi ma dall'intero Consiglio Comunale in forma unanime, ha votato a favore. Noi renderemo conto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, anche di quali sono state le ragioni di questo voto, se ci sono dei vantaggi per cittadini, imprese, lavoratori e lavoratrici molisani, oppure se è stato un mero voto di scambio politico per garantire sopravvivenze politiche a carattere personale o peggio ancora candidature regionali nelle prossime consultazioni. Anche il Partito Democratico in Molise malvede l'autonomia differenziata per le seguenti ragioni. Abbiamo appreso che il Presidente della Regione Donato Toma ha votato a favore all'interno della Conferenza delle Regioni insieme agli altri governatori di centrodestra al disegno di legge Calderoli. Un vero scempio per l'Italia, per aumentare le divisioni fra Nord e Sud e per il Molise. Per quello che oggi partiamo dalla Sala della Costituzione con una mobilitazione territoriale delle forze sociali molto forte, per bloccare un testo che dividerebbe l'Italia in due, per ridurre i diritti territoriali avvantaggiando le regioni che camminano di più, che sono già più forti, e quindi andando a danno della nostra sanità, della nostra scuola e di quello che oggi già è da noi fruito di meno. È per questo che diciamo no, e per questo che però proponiamo anche, perché siamo quelli che riconosciamo che è importante dare autonomia secondo il principio di sussidiarietà, ma nel rispetto di quella che è la Costituzione, che chiede di dare da parte dei territori più ricchi a quelli che hanno di meno, per avvicinare le differenze, per stare dalla parte degli ultimi.